Nel frattempo però ho fatto un sacco di cose. Ho pregato. Ho contato i soldi delle elemosine. Ah, ho anche cambiato davvero la Madonna di grazie. Quante volte ho detto ai frati di tenerla pulita. E poi ci si meraviglia se la devozione non è più quella di una volta. Ma c'è questo rumore? Stanno uscendo. Io vado a nascondermi, così potrò ascoltare senza essere visto. Io lo prendo di qua, tu lui lo prendi di là. E io non te lo prendo. Devo raccontarti due
tutto quello che è successo stanotte con Lucrezia. All'inizio ero molto in imbarazzo, non volevo ingannarla. Poi mi sono fatto coraggio, le ho raccontato tutto e le ho detto quanto l'amo. Le ho anche promesso che potevamo vederci ancora ed essere felici per sempre. Le ho anche promesso che se rimarrà vedova la sposerò subito. E lei? E lei ha capito subito la differenza tra un giovane amante e un marito vecchio. Poi mi ha detto testuali parole. Poiché la tua astuzia, la stupidità di mio marito, la complicità di mia madre e le trame del mio confessore mi hanno indotto a fare una cosa che mai avrei fatto di mia iniziativa. Vuol dire che è proprio Dio a volerla, e io non voglio oppormi alla sua volontà. Poi mi ha anche detto, ciò che mio marito ha voluto per questa notte sarà per sempre. Diverrai dunque nostro ospite fisso, così potremo restare sempre insieme. Senza insospettire nessuno. Oh. Non ti dico come mi sono sentito! L'uomo più felice della terra! E continuo a esserlo! Guarda, anche volessi all'istante, sarei comunque l'uomo più fortunato al mondo! Sono contentissimo per te! Vedi, è andato tutto come io avevo previsto! Ora, che facciamo? Torniamo un attimo a casa! Che ho promesso a Lucrezia di farmi trovare più tardi davanti alla chiesa. Lei verrà con la madre e col marito. Secondo me le cose vanno fatte con prudenza. Allora? Che cosa facciamo ora? Ma sentite come risponde. Sembra un gallo. Non ci fate caso, è un po' strana. La faccenda di questa notte l'ho un po' scossa. Ma insomma, si può sapere che cosa volete fare? Questa mattina, mia cara, ti farò benedire dal frate. Questo giorno è come se tu rinascessi. E tutto questo grazie a tuo marito. E a San Cucù. E a San... Come sai San Cucù? Me l'ha detto l'uccellino. Totalmente ricattosina. Che ti sarà fare una mezza morte? Sono rinata solo grazie a voi! Oh, finalmente un po' di gratitudine! Tu andate a chiamare il frate. Ah no, eccolo che esce dalla chiesa. Buon Dio, padre! E un po' di sforzo, perché Dio vi faccia avere un bel figlio maschio. Che Dio lo voglia! Oh, ecco il maestro! Che Dio mi benedica! Per favore, maestro, toccate la mano di mia moglie. Con piacere. Ricordalo sempre, Lucrezia, se avrai un figlio, sarà merito suo. E infatti? Ricordalo sempre, sarà merito suo, se avrai un bastone per la tua vecchiaia. E che bastone? Maestro Callimaco, mi è molto caro. Voglio che da questo momento diventi nostro ospite fisso e mio medico di fiducia. Che tu sia benedetta! Che donna saggia e virtuosa! Ho deciso! Darò a maestro Callimaco le chiavi di casa. Accetto volentieri! Tanto più che ho deciso di non tornare più in Francia. Oh, io devo vedere ancora i soldi che mi avevate promesso. Eh? Ah, sì, certo. Ecco, bene, è tutto quello che ho. E ricordate di accendere delle candele a San Cucù. Finalmente andiamo tutti in chiesa a pregare. Passerò concessione delle offerte. Attenti, preghiamo insieme a Dio Padre Onnipotente. 1 lui 3 4 5 6 7 8 1 lui 3 4 5 6 7 8 Passa il guaio. Passa di lui. Passate 7 guaio. Uccido Rosario. Primo mistero, Messer Micia, donamo all'ufrate 100 fiorini, donamo al figurio 100 monete, du corda in testa voi se vede. Un Gesù! 1 rugli 3 4 5 6 7 8 1 rugli 3 4 5 6 7 8 Il secondo mistero, Madonna Lucrezia, dicendo Rosario rimase pregna, dicendo Rosario rimase incinta, la zinna cuore e la zinna rinda. Un Gesù! 4 5 6 7 8 1 lui 3
4. 5, 6, 7, 8. Il terzo mistero, giovane Callimaco, donando il Ligurio 100 fiorini, essendo abili da buono straccione, si è fatta Lucrezia buona sul lettone. Sia fatta la tua volontà, prima red e dopo andanze, prima e cosce robe panze. Ora pronomise! Ho fatto astorazione, con Giacomino vinto stanzino, con Liberato vinto scandinato, con Alberti sotto coperto, con Geremia vinto a sacrestia, con Tommaso sotto l'arte recitato. Con Gesù! 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.